e deve necessariamente affidarsi a risorse esterne. Chi mette questi soldi se non li ha lecitamente guadagnati? E questa è una riflessione che dovrà essere posta in essere al più presto in maniera oggettiva e in maniera seria. Se vogliamo, da un lato, salvaguardare i nostri imprenditori o comunque gli imprenditori sani, dall'altro lato, mettere un deterrente alle iniezioni di risorse finanziarie illecite nel nostro circuito imprenditoriale, perché in Sicilia in particolare l'edilizia rappresentava perlomeno fino a qualche tempo fa la stragrande maggioranza del volano economico della nostra regione. Quindi questo è un punto focale del percorso legislativo che questa classe dirigente dovrà trovarsi di fronte e dovrà fare delle scelte oggettive ed immediate proprio per dare un taglio di rinnovamento, perché la legge sugli appalti non si può cambiare una volta all'anno, si cambierà nei prossimi mesi e durerà per la prossima generazione di imprenditori. Non possiamo fare una scelta che sia sbagliata. Un altro elemento che ai più sfugge, e ne parlavo proprio stamattina in un incontro o in un convegno di medici, stamattina ho partecipato ad un incontro di medici che parlava delle ludopatie. Il decreto Balduzzi, e c'è qua l'onorevole Mangiacavallo che me ne può fare scuola, nel 2012 ha riconosciuto questa deviazione come una vera e propria patologia medica, cioè gli ammalati del gioco d'azzardo. Macchinette, videopoker, slot machine, eccetera, 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 eccetera. E io penso che, alla luce di questo riconoscimento scientifico di una malattia psicologica, che invece poi diventa anche un dramma finanziario per le famiglie, penso che siano assurdi alcuni percorsi viziosi che lo Stato indirettamente avalla. Cosa voglio dire? Il fatturato in Italia del gioco d'azzardo è di circa 60 miliardi di euro all'anno, una cifra spaventosa, penso che sia anche difficoltà a scriverla, ed è ancora più spaventoso ed è ancora più vergognoso che lo Stato riconosca questa come una malattia e che indirettamente la avalla. Voi immaginate che i vostri figli scendono sotto casa, vanno al bar a comprarsi il gelato o a comprarsi le patatine e possono tranquillamente mettere i soldi nel videopoker, possono tranquillamente mettere i soldi a giocare nelle slot machine o comprarsi il gratta e vinci, nonostante la legge italiana vieti ai minori di poter giocare in queste macchinette. Però sono là pubblicamente, sono messi magari in angoli defilati dei bar, e chiunque liberamente può andare a giocare e alimentare questa malattia, deviazione, che nasce come, vuol dire, nasce magari assolutamente come curiosità o allergia, ma poi diventa invece, è come scientificamente provato, una malattia. E quindi lo Stato da un lato alimenta questo, dall'altro lato poi rincorriamo i costi clinici delle cure di questa malattia, perché per essere riconosciuta lo Stato spende anche soldi perché poi deve curare. E poi dall'altro lato invece spendiamo altre risorse perché le forze dell'ordine devono andare in giro per i territori a svendare le truffe finanziarie e malavitose che ci sta dietro a questa cosa, perché le macchinette spesso sono truccate o staccano la spina dal controllo telematico, e quindi la gente mette soldi e scientificamente perde tutto. La malavita controlla non soltanto questo circuito, ma controlla anche la dislocazione sul territorio, ecco, di queste macchinette in un posto piuttosto che un altro, e quindi abbiamo il costo delle forze dell'ordine che devono fare le indagini per svendare questa operazione e il costo delle autorità indiretti che devono seguire le indagini per poi combattere il fenomeno. Io penso che sia, come dire, un po' un contraddittorio, perché la Sicilia può, nei limiti delle competenze amministrative in materia di commercio, per cui sembra una follia ma in realtà è una cosa molto semplice, potrebbe iniziare da fare una legge o ideare con contributo di tutti una legge che vieti l'utilizzo e la dislocazione sul territorio negli esercizi commerciali di queste macchine rovina famiglie, perché si è arrivati a statistiche dove gli ammalati da gioco contraggono debiti che non solo
erodono il proprio guadagno, ma spesso e volentieri, e che non riescono a coprire, ma spesso e volentieri devono, come dire, sono costretti ad accedere ad altro tipo di risorse pur di giocare, pur di alimentare la loro, come dire, la loro bramosia. Induzione a delinquere. Esatto, lo Stato da un lato combatte, dall'altro poi indirettamente induce di lingua. Sono cose molto dure che dico, ma ne ho coscienza e scienza di ciò che dico, e che sono problemi a cui ci dovremmo trovare di fronte nell'arco di poco tempo, e se vogliamo essere una classe dirigente adulta dobbiamo affrontare con grande serietà e col contributo anche di chi di queste scelte sociali mi ha anche fatto una missione di vita. E dico, chi mi ha preceduto ha detto delle cose che non ci conosciamo, ha detto delle cose che se ciascuno di noi è un vivo di coscienza deve sapere, deve capire i tipi di interlocutori che ha. Poi la riflessione che vi pongo, tra l'altro, dottoressa, mi permette, ci accomuna anche questa gente. Perché io sono dipendente della vita, sono dipendente di Telecom Italia, e quest'anno Telecom Italia ha scelto di sponsorizzare il Libera comprando le vostre agende. E molto vi pongo una riflessione sull'argomento del convegno, la cessione dei beni confiscati al mafia. Quella è una legge illuminata e perfettamente funzionale e funzionante all'obiettivo, se la contestualizziamo in un momento storico però diverso rispetto al 2013, in cui ci troviamo. Perché io penso che un minimo di rivisitazione di questo strumento nella seconda fase, nella gestione, bisogna inventarlo, perché purtroppo in Italia chi ha ideato questa legge forse in quel momento storico non si tiene in considerazione, ma oggi siamo, che oggi questa legge sta producendo frutti, ci sono dei numeri che impongono delle riflessioni, forse bisogna anche rivedere in parte questa legge. Cosa voglio dire? I beni confiscati alla mafia, oggi il 90% dei beni confiscati alla mafia si trovano in una regione d'Italia, in Sicilia. Su tutti i beni confiscati alla mafia, il 90% dei beni immobili, ma soprattutto mobili, si trovano in una sola regione, in Sicilia. E l'agenzia per la gestione dei beni alla mafia invece si trova altrove, si trova a Roma. E questo non perché in Sicilia ci siano più mafiosi o più malavitosi rispetto alla Calabria, rispetto al Piemonte, rispetto alla Puglia e quant'altro, ma perché forse in Sicilia abbiamo fatto tanta strada, ma perché forse in Sicilia molti hanno perso la vita per fare combattere e confiscare bene alla mafia, e quindi forse le nostre forze dell'ordine, i nostri cittadini e le nostre autorità di credito sono stati più bravi rispetto ad altre regioni d'Italia. E quindi questo deve, vuol dire, imporci anche una riflessione sul metodo e sul meccanismo di gestione dei patrimoni. Ed è proprio di questi giorni la riflessione che inizia a nascere con il Ministero di Mafia, ma anche nelle stanze del governo, di riprendere un disegno che prevedeva, se non lo spostamento, se non la creazione di un'agenzia speciale per la gestione dei beni proprio in Sicilia, lo spostamento della sede proprio in Sicilia, dove c'è la stragrande maggioranza del patrimonio. Quindi questa potrebbe essere anche una idea legislativa innovativa che ci potrebbe aiutare a rimettere in un circuito pulito il patrimonio della mafia. Poi c'è un altro elemento che deve essere ripreso, deve essere messo a frutto in una riflessione legislativa, che da un lato i patrimoni sequestrati alla mafia sono patrimoni immobiliari, che dal momento in cui vengono sequestrati, poi si passa alla confisca e poi l'ultimo all'assegnazione, subiscono negli anni un deterioramento. Perché quando poi si arriva alla piena disponibilità di questo patrimonio ce n'è poco, perché nel frattempo non si è manutenuto, non si è gestito, non si è tenuto in vita, e quindi poi magari chi lo eredita soltanto perdite, rendita poco o nulla, per cui dal comune o alla comunità finale, per cui c'è poco magari poi da gestire. E invece poi c'è l'altra faccia del patrimonio confiscato alla mafia, che è il patrimonio mobiliare, che è la liquidità, le risorse finanziarie, titoli, beni di Stato, quote azionarie, risorse finanziarie liquide, che vengono confiscate
con lo stesso criterio di immobilizzazione dei beni mobili, quando invece potrebbero essere di pronto uso, si potrebbero immediatamente utilizzare e mettere nel circuito pulito, forse a favore della parte del patrimonio o del patrimonio immobiliare. Ecco, queste sono degli elementi che dovrebbero essere forse rivisti in una nuova logica di gestione del patrimonio. E penso che noi in questa fase così di riordino delle idee e di elaborazione delle strategie delle leggi antimafia in Sicilia, questi non sono elementi che dovremmo tenere in considerazione, magari forse prima un confronto sul territorio, come stiamo facendo noi oggi e come molti altri colleghi stanno facendo in giro per la Sicilia, non sarebbe neanche male. So con certezza, e poi rispondo alla tua domanda e concludo, che negli uffici della Regione Siciliana c'è quasi pronto un bando per la gestione dei beni confiscati alla mafia, soprattutto quei beni che vengono direttamente affidati ai comuni, perché il problema non è l'assegnazione o la restaurazione del bene immobile assegnato, ma quanto la sostenibilità della gestione di quel bene che viene affidato alla cooperativa, perché il bene viene tranquillamente affidato a una cooperativa, qualunque esso sia, un terreno, un immobile, qualunque attività immobiliare. Magari poi i bandi finora pubblicati prevedono il contributo per la ristrutturazione, quindi si riesce a ristrutturare, ma poi dobbiamo mettere in campo e mettere in essere a favore delle strutture, delle cooperative o quant'altro che siano che devono gestire, elementi di sostenibilità affinché queste possano diventare strutture produttive e produttive nel tempo, perché altrimenti poi diventa un momento, come dire, solo di apparenza. Ne abbiamo alcuni esempi, anche io da mie parti, qualche anno fa si è affidato un immobile ad una cooperativa sociale dove si dava un contributo per avviare un'attività per un anno, ma dopo un anno e un giorno l'attività non aveva più sostenibilità finanziaria, perché la logica era non sostenibile, e quindi quel bene è ritornato nelle mani di nessuno, perché nessuno lo può gestire. Ecco, oggi più che dire ciò che già abbiamo fatto, penso che, perché ciò che è stato fatto dagli altri ed è stato fatto tantissimo ed è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo iniziare un percorso invece di confronto per capire come poter migliorare ciò che già è stato fatto, perché manca poco e mancano, come dire, elementi marginali ma che poi sono sostanziali nel risultato per fare una lotta compiuta alla mafia. Oltre che io dico sempre che comunque, siccome ci troviamo in un momento strategico e di cambiamento e di cambio di generazione, ma non soltanto come generazione anagrafica ma come generazione di classe dirigente, dobbiamo trovarci pronti ad avere e mettere in campo idee innovative che serviranno alle future generazioni più che al momento attuale, a ciò che faremo oggi. Per cui io concludo, veramente non voglio più rubare, anche perché ci sono gli altri ospiti che vorranno dire forse cose anche più pertinenti di ciò che vi dico io, e poi devo proseguire perché devo ritornare un po' dalle mie parti al ruolo. C'è una consente, se me lo permette, oggi è tutto fine settimana, ecco, non faccio campagna, tanto qua non si vota, lo posso dire, tutta la campagna settimana di campagna elettorale, per cui ritorno dalle mie parti, però rimango disponibile ma piacevolmente colpito, e rimango disponibile a tutti gli incontri che voi vorrete, purché gli incontri vengono finalizzati non soltanto ad un momento commemorativo, ad un momento, come dire, di riflessione, ma che queste riflessioni iniziano a produrre idee concrete che la classe dirigente tutta, dall'amministratore locale, dal sindaco al presidente del consiglio, all'assessore, al parlamentare, all'assessore o al governatore, possano trarre spunto per concertare ciò che invece poi sul territorio deve essere gestito, perché la prima vera lotta alla mafia la fate voi come cittadini, la facciamo noi come cittadini quotidianamente, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire. Grazie e buona grazie onorevole Micidè. Poco fa si è accennato anche grazie onorevole, si è parlato di esempi positivi, e io voglio dare subito la parola a Giovanni Loiacono, che è il presidente della cooperativa Livadino.
Buonasera a tutti, intanto ringrazio l'associazione SOS Democrazia per l'invito e ringrazio tutti voi partecipanti qui, perché per me è una gioia oggi poter dare una testimonianza positiva di come la legge di cui già è stato accennato si può applicare e come può nascere in un'impresa grazie alla buona volontà dei soci. Quello è, diciamo, una piccola parte di tutto il meccanismo, ma la collaborazione anche delle forze dell'ordine, delle istituzioni e in primis dell'associazione Libera. Questo perché diciamo che l'iter, pur riconoscendo insomma che l'iter per l'assegnazione di beni, che siano terreni, immobili, all'associazione cooperativa, pur riconoscendo che siamo un iter lunghissimo, pensate che la cooperativa che rappresento è dedicata al giudice di Latino, proprio perché i beni assegnati oggi alla cooperativa furono sequestrati dal giudice di Latino qualche mese prima di essere ucciso. Quindi questo può far pensare insomma quanto tempo passa dal sequestro alla confisca all'assegnazione. Parliamo di più di 20 anni, quindi diciamo che la situazione iniziale era di completo abbandono, in alcuni casi, in altri casi appropriamento in debito, quindi ecco le difficoltà che abbiamo riscontrato inizialmente. Grazie al lavoro dei soci gratuito, ci tengo a precisarlo perché è da un anno che si è costituita la cooperativa, il 19 giugno, ed è da un anno che noi soci abbiamo deciso, proprio motivati dalle esperienze di Libera con le altre cooperative, di lavorare a titolo gratuito, ma oggi possiamo posso affermare qui che siamo arrivati finalmente alla produzione, alla prima produzione. Quindi adesso per me proprio dare questa testimonianza è un immenso onore, felicità, perché oltre per la soddisfazione insomma di aver realizzato, ripeto, grazie alla collaborazione con associazioni, fondazioni, perché comunque i contributi sono stati numerosi, di aver realizzato un'impresa funzionante, mi auguro che questo possa servire anche come incoraggiamento, perché comunque questo progetto di Libera sulla provincia di Agrigento è il primo, è stato assunto come progetto pilota, quindi anche la provincia di Agrigento ha dimostrato che si può anche da noi realizzare questo grande sogno di creare occupazione a partire da beni confiscati. E ancora sono parecchi beni in fase di assegnazione, in attesa di una progettualità. Ecco perché io voglio dare pure un messaggio positivo, che sia da incoraggiamento per i giovani, insomma, per